bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi c'è il downtime dei server per l'arrivo finalmente della patch 5.3 ragazzi, una delle patch più interessanti di Fortnite, che vedrà inserito ragazzi il nuovissimo oggetto, la fenditura portatile, l'arrivo di una nuova modalità competitiva, l'arrivo di una nuova modalità e il fix di un bel po' di bug che purtroppo danno ancora un sacco fastidio a noi poveri giocatori di Fortnite. Vi ricordo ragazzi che anche oggi il giorno è super importante perché alle ore 16 arriveranno le sfide dell'ultima week, la settimana numero 7 ragazzi dell'ultima week, prima di sbloccare la skin alla deriva. Ovviamente noi saremo in live ragazzi fino alle ore 16 inoltrate per andare a cercare di sbloccare per primi in Italia la road trip con un pro player. Mi raccomando, non dimenticatevi di fare un saltino sul canale ragazzi, ma prima di dirvi tutta la patch notes ci godiamo ragazzi il trailer ufficiale della fenditura portatile. Molto molto interessante ragazzi, molto molto divertente questo nuovo oggetto che somiglia un po' nell'utilizzo al forte portatile, ma che in realtà appunto si tratta di un bel portale ultradimensionale che possiamo utilizzare quando preferiamo, dove preferiamo. Ma parliamo ragazzi della patch note 5.3 che come avete appena visto ovviamente vede l'introduzione della fenditura portatile ragazzi. E soprattutto, come vi anticipavo nel pre-trailer, arriverà ragazzi la nuova modalità Score Royale. Ne avevamo parlato già un bel po' di tempo fa, ma non si era ancora vista. Adesso arriva ragazzi, guadagna più punti raccogliendo monete, aprendo forzieri ed eliminando gli altri giocatori ragazzi. Incredibile, nuova modalità competitiva, Score Royale, il primo a superare la soglia di punteggio vince la vittoria reale ragazzi. Quindi, nuova modalità di gioco, vedremo come sarà tra pochissimo, non appena i server torneranno online ragazzi. Bisogna saltare, aprire i forzieri, affrontare le orde di nemici, insomma guadagnare il top dei punti per riuscire a portarsi a casa questa nuova modalità a tempo eliminato, a tempo limitato, unica in quello che riguarda Fortnite, che ancora non si era mai vista. Tra l'altro ragazzi, si hanno sistemato finalmente il cinema a rapide e rischiose. Ci dice la patch notes che i lavori di ristrutturazione sono terminati e addirittura arriverà un nuovo film per celebrare l'occasione ragazzi. Partecipa alla premiere di questo Prepare for Collision, preparati alla collisione, dal creatore di Jump Tony e goditi questo filmato a tempo limitato ragazzi. Lo vedremo non appena sarà disponibile l'update e ovviamente scaricabile per tutti noi sia da PC che da console ragazzi. Modificano anche l'assault rifle, ne aggiungono uno, si chiama Bundle Bus Assault Rifle in Save the World ragazzi. Un sacco di danni per questo fucile, è veramente un caricatore infinito, un'arma a pietra focaia a canna multipla che ha veramente un bel po' da dare su Save the World ragazzi. Lo andremo a provare tra pochissimo, cioè lo andrete a provare tra pochissimo, lo proverò anche io e magari ve lo farò vedere. Lo avevamo anche questo visto già un bel po' di giorni fa, un sacco di canne pronte per sparare molteplici colpi per affrontare al meglio le orde. Nuovi formati ragazzi per i messaggi del giorno nella sezione delle modifiche generali della patch notes del gioco invece di Battle Royale. Non so bene che cosa sia il messaggio del giorno, probabilmente qualcosa di nuovo lo troveremo sia in Battle Royale che su Save the World. Hanno aggiunto finalmente i preset della tastiera per poterne mettere
altri. Se volessimo appunto decidere di cambiare un preset nella nostra tastiera, lo troveremo nelle impostazioni di gioco. Da adesso possiamo selezionare rapidamente i controlli della tastiera predefiniti, quelli standard oppure quelli originali dell'old school. Li possiamo switchare velocemente. Hanno risolto anche un bel po' di bug, ragazzi. Risolto un ritardo nel tentativo di aprire il menu della barra superiore immediatamente dopo essere passati nella scheda del negozio. Hanno sistemato anche questo. Hanno finalmente risolto anche il bug nell'interfaccia utente, dove quando tenevamo premuto il pulsante principale su un oggetto non riuscivamo a spostarlo di posto. Io credo che qua si intende in realtà nello switch, per quelli che usano da PC le armi nei 5 slot in basso. Hanno sistemato i problemi con le munizioni delle armi a raffica, perché a volte venivano visualizzati in maniera errata. Hanno anche velocizzato di brutto i server, dicono, perché adesso molte informazioni di gioco vengono automaticamente salvate sul nostro PC, quindi velocizzando nuovamente il precaricamento o il caricamento addirittura dei luoghi esplorati man mano che li stiamo esplorando. Questo dovrebbe dare una man forte a chi usa il PC un pochettino più datato. Hanno risolto il problema dove l'autorun si fermava nonostante noi cliccavamo il tasto per farlo correre automaticamente. Hanno modificato la schermata delle opzioni in modo che gli input del giocatore non causino immediatamente la chiusura del gioco quando vanno a essere modificati. Risolto anche un problema che occasionalmente permetteva alle armi di visualizzare le munizioni anche se in realtà eravamo scarichi. Ultima cosa, ragazzi, il fumo generato dalla distruzione degli oggetti è adesso il 50% più traslucido di prima, in modo che finalmente possiamo vedere da vicino meglio. C'era un altro problema noto, loro qua ti dicono di mandare dei problemi al loro supporto tecnico e che li risolveranno velocemente. Per quello che riguarda invece la nuova modalità Score Royale, come dicevamo, ragazzi, i dettagli della modalità sono che la modalità è molto molto rapida. I cerchi degli storm sono più grandi, è più lenta, scusate. I cerchi degli storm sono più grandi e la tempesta si muove molto più lentamente, dando così tempo ai giocatori per sparpagliarsi in giro per la mappa e per cercare i bottini. Ma alla fine del gioco, ragazzi, le tempeste sono molto molto più veloci, ragazzi. Quindi mi raccomando, se siamo vincitori della partita in solo, 2000 punti. Se siamo vincitori in duo, 3000 punti, in squadra 4500 punti. Ogni mela o fungo usati 10 punti, ogni scatola di munizioni aperta 25, ogni lama 50, ogni airdrop 100, ogni kill 100, ogni forziere 50, ogni moneta di bronzo 30, d'argento 50 e d'oro 100. Nella modalità parco giochi invece, ragazzi, hanno aggiornato con una dozzina in più di ATK disponibili. Hanno aumentato il numero di rampe per poter fare gli ignoranti e ci sono un sacco di nuovi portali sparsi per tutta la mappa. Hanno aggiunto i Rift to Go, come vi stavo dicendo, appunto, nel parco giochi. Potremo, come si dice, riutilizzare, sembrerebbe, più volte il paracadute. Rarità, ci dice che il nuovo oggetto, la fenditura portatile, avrà come rarità epica e se ne potranno tenere massimo due nello stack. Le troveremo sia nei forzieri, sia nei lama, sia negli airdrop. E hanno ridotto, ragazzi, l'ingaggio del fucile a pompa da 0,96 a 0,88 secondi. Il fucile a doppia canna, la doppietta in poche parole, adesso ha una riduzione dello spread del 15% mentre si è accovacciati. Le granate appiccicose adesso esploderanno solo quando il timer è scaduto e non prima, ragazzi. Non esploderanno più però se l'oggetto a cui sono attaccati è stato distrutto e saranno molto più influenzate dalla gravità e cadranno finché non si attaccheranno ovviamente a un oggetto. Le granate d'impulso invece hanno aumentato il numero in cui possiamo tenerle nello stack da 8 a 9 e adesso, ragazzi, i buttafuori hanno bisogno della linea di vista del giocatore per potersi attivare, ragazzi. Hanno sistemato anche le trappole, c'era il bug che se saltavi sulla trappola non venivi colpito. Gli esplosivi a distanza invece da adesso danneggiano tutto ciò che può essere distrutto nel loro raggio. Hanno utilizzato la possibilità di usare le emoticons nelle partite a squadre.
hanno migliorato anche i tasti per la costruzione veloce, ragazzi, e questo poi lo andremo a vedere nel gioco. Hanno aggiunto un'opzione per l'ordinamento automatico degli articoli nello slot. Sembrerebbe che adesso, ragazzi, si possano sistemare in maniera molto più veloce. Hanno abbassato la zona morta utilizzata per mirare sul controller dell'Xbox e da adesso, ragazzi, hanno anche migliorato i dispositivi di puntamento. Un sacco di bug corretti che non sto qui a dirvi per non sfracagnarvi le palline. Vi ringrazio un sacco per aver guardato questo video. Super pollicione in su se vi è piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, noi ci vediamo in live. Ciao!